Ho vestito di cashmere, questa è la mia ragazza, mi ero portata la maglietta estiva, ma già. Giustamente il titolare della pensione, adesso mi chiedevo. Se no, noi la ricoveriamo. Buonasera a tutti, siamo qui riuniti in questa sala comodissima per parlare di pari opportunità. Ringraziamo chi ci ospita, purtroppo il tempo è quello che è e quindi siamo in una situazione un pochino di emergenza. Come sapete oggi c'è un incontro, questo è un incontro organizzato dal Partito Democratico, Sinistra Valle d'Aosta, per presentare le candidate donne e per parlare di pari opportunità. Abbiamo il piacere di avere con noi Laura Puffato che ci parlerà, intervistata da Antonella Barilla, che noi conosciamo bene, grande esperta di pari opportunità in Valle d'Aosta, e parleremo appunto di pari opportunità che è sempre più un tema all'ordine del giorno. Ricordiamo i 3 omicidi di donne avvenuti nei giorni scorsi, questo per parlare di pari opportunità e di violenza contro le donne, che è sempre più un fenomeno devastante anche nella società italiana. Siamo brevi per evitare di stare in una situazione angusta. Walter. Presentiamo prima le candidate donna, scusate, Walter, le chiamerò una presa in ordine c'è. Di presenza in vista. Irene De Val, dov'è? Eccola lì. Allora, di Nus impiegata, Irene De Val, puoi dire. Carmela Fontana, consigliera regionale. Vera Verducci, che non vedo, eccola lì, Carola Carpinello, eccola, Eloise della Schiava, che è già in piedi, Erika Bisciarda, Marisa Bracci, Lorenza Palma, Nadia Burzama, Sara Timpano, Camilla Mandatori, la candidata più giovane, Suad Ben Gushak, spero di averla detto bene, e basta, abbiamo esaurite. Allora, forse c'è il microfono, questo è più forte, così sentono anche fuori. Allora, pomposamente l'abbiamo chiamata intervista importante, siamo molto contente di avere Laura qui con noi questo pomeriggio piovoso di maggio. E il mio compito è semplicemente di introdurti e di chiederti poi delle cose rispetto a quella che è la situazione politica attuale, neanche il a reti unificate. Allora, per farla breve, come ha detto prima Katia, io vi leggo una cosa che mi è piaciuta molto, che ho letto nel sito di Laura. E lei si è presentata e mi è sembrato il modo più giusto. Una persona tenace, che crede fermamente nel valore dell'impegno civile, nel volontariato attivo, nella difesa e valorizzazione dell'ambiente e soprattutto nella grande potenzialità che soprattutto oggi rappresenta la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e politica del paese, l'unica vera leva che può cambiare il volto dell'Italia. L'impegno è stato il leitmotiv della tua azione.
E mi piace molto una cosa, il fatto che tu abbia detto che a un certo punto la dimensione privata era qualcosa che capivi non bastava più, c'era bisogno di una dimensione pubblica e di un impegno a favore del tuo paese. Questo impegno è stato fatto di tante cose, noi oggi presentiamo le candidate, parliamo di pari opportunità, per cui ti chiedo di parlare come, di dirci come vedi il tuo impegno rispetto a questo tema, come lo vedi nell'attuazione politica, come lo vedi il PD. Grazie Antonella, grazie a Erika, grazie a tutte voi che mi avete chiamato. Intanto era un debito che io avevo accumulato da, non so se quanti di voi lo sanno, ma era un debito che avevo accumulato ancora dalle primarie per la premiership appunto, nelle quali con molta temerarietà mi ero candidata, in realtà sprovvista di tutti gli elementi che vengono considerati quantomeno propedeutici e indispensabili per fare un salto di questo genere. Però è stata un'esperienza assolutamente importante invece, importante perché ha scosso un po' per quello che è stato possibile anche la nostra politica, il Partito Democratico, e poi perché mi ha fatto conoscere un'Italia che secondo me merita la prima fila, e voi siete per questo, non lo dico perché sono qui oggi, insomma. Perché ho scoperto un sacco di persone non solo impegnate sul serio, ma anche di grande valore individuale, di straordinaria generosità, di notevole capacità di interpretare la realtà in modo, se vogliamo, assolutamente autonomo e forte, cioè con una propria visione, con una propria predisposizione, perché tante volte le figure femminili hanno una grande capacità di visione e anche di analisi, e dall'analisi nasce una bella visione, solo che spesso non sono nelle condizioni di poterla esprimere, o magari, come dire, si ritengono sbagliate, perché in fondo noi viviamo da sempre questa collocazione nella minoranza di sempre del paese, insomma nella difficoltà di una vita obiettivamente che non c'ha, insomma, 2000 anni di storia, non sono mica una barzelletta, voglio dire, no, sono un dato che per certi aspetti è una palla al piede per la società femminile italiana. In più siamo il sud d'Europa con tutto quello che questo ha potuto significare in termini anche di arretratezza culturale, storica, di lavoro, importantissimo. E quindi, diciamo, la mia esperienza di vita, molto brevemente per non farla lunga su di me, insomma, io fino al 2001 ho avuto una vita come molti altri, insomma, e ho realizzato, diciamo, uno dei così dei capisaldi della mia vita, che era l'autonomia economica attraverso una piccola impresa che ancora oggi esiste, per fortuna gestita da mia figlia e da un collaboratore, per cui io sono semplicemente quella che, come dire, l'ha fondata, ma non ci lavora più ormai da 12 anni. E incredibilmente in quella città che, dove stavo, insomma, che si chiama Montebelluna, una città la più a destra del Veneto, quindi voi immaginate il contesto, insomma, tutto tanto per capirci, ecco, una realtà molto industriosa, molto importante, la capitale mondiale della calzatura sportiva. Là ci sono tutte le aziende che vi vengono in mente che fanno calzatura sportiva e non solo, insomma, compresa la Diadora, voglio dire, che abbigliamento sportivo, o per dirti Stonefly piuttosto che Geox, insomma, è tutto lì, è tutto lì. E quindi c'erano una grande ricchezza, ma una grande povertà culturale e una grande povertà di partecipazione politica e civile. E davvero solo per una testimonianza, nel 2001, valutando che la mia esperienza era stata per 15 anni presidente, per quello che può valere, insomma, di un circolo del WWF locale che si occupa appunto di ambiente, si è occupato di ambiente per molti anni, avevo la mia attività ed ero una persona che si è sempre occupata di sociale, perché poi devo dire questa visione fuori dalla casa io ce l'ho sempre avuta da piccola, dico, quando parlo di me mi viene in mente che da quando ero all'asilo, alla scuola materna, no? Mi hanno sempre eletta rappresentante di qualcosa, prima rappresentante di classe, poi rappresentante dei genitori, dovevo sempre rappresentare gli altri, quindi vuol dire che questo fardello, così, questo senso della responsabilità in qualche modo era connaturato, no? In me vedevano una persona in qualche modo affidabile per dire, guarda, fa tu, no? Noi non abbiamo tempo, fa tu, dai. E quindi
questo ruolo pian piano, insomma, anche senza che sia stato voluto, è arrivato, diciamo, nella mia vita. Poi mi sono occupata di sociale, ho voluto andare a vedere in prima linea nella guerra dell'ex Jugoslavia, che è vicino a casa mia, insomma, perché ovviamente il Veneto, sono la parte nord-est del Veneto, quindi proprio vicina, e dove avevo un sacco di amici, dove conoscevo un sacco di gente, dicevo, ma non è possibile. No, non avevo capito che stava per venire una guerra, com'è possibile che io non abbia capito, no? Questa cosa mi ha traumatizzato e quindi ho voluto capire, continuare a seguirli e quindi andare lì e fare una serie di attività, insomma, che hanno anche portato, credo, molti benefici alle popolazioni locali, insomma, anche garantendo dal fatto che vivevo in una realtà ricca e potevo permettermi di avere rapporti con le industrie, con le realtà delle USL piuttosto che altro, quindi portavo dai farmaci agli strumenti medicali, a alimentari, a scarpe, a tutto quello che poteva servire in una situazione di questo genere che è durata per buoni 4 anni. Tutto questo, insomma, è stato il mio bagaglio personale, poi 2 figli naturalmente, non ho mai voluto rinunciare a nulla, perché sono tosta, no? Sono determinata, no? Dico, non voglio rinunciare a niente, la famiglia esiste, deve esistere, 2 mariti, però tutti e 2 discreti, insomma, non così male, e uno è anche qui, ma ha voluto rimanere a Nus perché ha visto che, insomma, ci avete indicato questo bellissimo agriturismo, ha detto, io rimango qui, no, mi spiace perché se no lo conoscevate. No, è una persona che, tra l'altro, a cui devo molto, adesso a parte le battute di spirito, perché è chiaro che quando si fa una vita così la si deve fare condividendo, no? E, insomma, i primi femministi devono essere gli uomini, altrimenti, signore, quindi uomini di questo mondo, avete capito il messaggio, no? Dovete diventare femministi, è obbligatorio. Si vive bene, tra l'altro, dando delega alle donne, secondo me. Si vive molto garantiti, conviene per certi aspetti. Si migliora un po' il mondo. E pensando, arrivando qua, tra l'altro, mi era venuto in mente, non so perché, dico, se ci sono 12 candidate alla regione della Val d'Aosta, non so quanti sono in complessivo, non me lo ricordo, in 35, allora non saremo comunque in maggioranza, però tutte e 12 sarebbe opportuno che venissero adesso, non se l'abbiano a male gli altri, perché, voglio dire, no, nel senso che sarebbe già un dato, come dire, anche dal punto di vista civile, dal punto di vista culturale, di non banale, se avessimo una regione finalmente rappresentata da una maggioranza femminile. Cosa ci sarebbe poi di strano? Niente, no? Però sarebbe stranissimo, andrebbero tutte le televisioni d'Italia a vedere il vostro grandissimo livello, la vostra levatura. Siccome qualcuna la daremo anche all'opposizione, giusto? Quindi è possibile che ciò accada. Io invece vivo in una regione che ha, per la verità, si è pentita molto, perché nel corso di questa legislatura, voi sapete che sono stata per 3 anni anche in Regione Veneto come consigliere capogruppo, di un gruppo di 12, anzi di 13, unica donna, quindi fare la capogruppo di 12 maschi io non ve lo auguro, ecco. Perché mi mettono sotto tiro ogni giorno, ma insomma, dai, non è male. Abbiamo un'esperienza. Ma poi, ecco, sì. Dopo ce la racconti. Ma poi la cosa divertente è stata che in realtà, di fatto, insomma, ero l'unica donna di tutto il consiglio, perché è vero che ce n'erano 4. Ma 2 sono assessori, è notorio che gli assessori difficilmente arrivano in consiglio, salvo che non si tratti la materia. E quindi niente, insomma. E un'altra era una ragazza anche brava, insomma, considerato che è della Lega, però non parla, non ha mai parlato per 3 anni, non si è mai espressa, non si è mai sentita la sua voce, per cui sono sempre stata sola, insomma, no? Praticamente non c'era un'altra figura femminile. E abbiamo avuto la possibilità nel 2010-2011 di fare lo statuto, il nuovo statuto del Veneto, e di fare anche la nuova legge elettorale, e nelle mie battaglie quotidiane, visto che ero appunto all'interno della commissione statuto, sono riuscita ad ottenere, diciamo, la seconda migliore legge d'Italia per quanto riguarda quantomeno la rappresentanza femminile. Dicevo, non vi vergognate, guardate, ci sono solo io qui, no? Non vi vergognate, è proprio una questione di vergogna. Se io fossi al contrario, io mi vergognerei, ve lo dico per questo, no? Che se fossi solo, come dire, con un unico sparuto maschio in mezzo a 30 uomini, credo che qualcuno una domanda se la deve fare. È possibile che non c'era nessun altro che meritasse un ruolo di questo genere, no?
E allora questa cosa, a forza di martellarli, io credo molto nel martellamento, no? La determinazione femminile serve a questo, a far diventare convinzione collettiva quello che è soltanto una convinzione individuale in quel momento, e alla fine abbiamo ottenuto di poter emanare una legge, io avrei voluto esattamente quella della Campania, con la doppia preferenza di genere, uomo-donna, perché obiettivamente sarebbe stata una grande opportunità e anche un bel esempio di maturità politica. Non ci sono riuscita, però siamo riusciti ad avere una legge che è la più severa d'Italia, perché prevede e prescrive non solo l'alternanza di genere, l'obbligatorietà del 50%, che fin qui le leggi italiane, voi leggerete le leggi più belle del mondo, noi abbiamo delle leggi bellissime, ma qual è il problema delle leggi italiane? E io me ne sono guardata bene dal fare questo errore, no? Perché scrivere una bella legge, se non c'è una grande penalizzazione, non serve a nulla, quella legge è lettera morta. Allora abbiamo scritto una discreta legge in cui abbiamo messo il 50%, almeno partiamo tutti insieme dal livello di partenza, però abbiamo anche previsto che laddove questo non avvenga, la lista viene cassata, punto. Cioè non c'è nessuna possibilità che possa essere presentata una lista senza questo obbligatorio, questa obbligatoria rappresentanza di genere, 50-50. Quindi questa, diciamo, è stata una legge che mi ha dato discreta soddisfazione, non il massimo, perché avrei ovviamente voluto dell'altro. Però vi dicevo, anche nell'esperienza di sindaco, quando nel 2011 mi hanno chiesto di candidarmi, doveva essere solo una testimonianza, insomma, in una città leghista, nel cuore del nord-est, nella provincia di Treviso, tra l'altro molto ricca, quindi non c'era nessuna possibilità, ecco. Infatti è accaduto, no? Questo è il bello della diretta, no? Nel senso che siamo stati tutti sotto shock per un paio di mesi, e a un certo punto hanno fatto anche uno spettacolo teatrale molto divertente, in cui un ragazzo che è un artista molto brillante ha messo in campo durante il nostro palio che abbiamo durante la stagione estiva, cioè il palio del vecchio mercato, e lui ha messo in campo questa pista teatrale, non dicendo niente a nessuno e facendo rabbrividire i montebellunesi, perché a un certo punto gli ha buttato lì la storia di un emigrante che era tornato a Montebelluna e aveva trovato una città diversa, e ha detto: passi che in questa città ci sia un sindaco donna, che non è mai successo. Ma mi dicono che sia anche divorziata. Ma come avete fatto voi cattolici della provincia di Treviso ad accettare un sindaco divorziato e donna? Ma mi hanno detto che è comunista, ma siete sicuri? Allora, cioè, ha veramente, come dire, fatto, nel senso che ha aggravato la situazione. E vedevi sti cittadini, no, sulle sedie a migliaia, no? Che si guardavano come per dire: oddio, non è vero che l'abbiamo eletta? Siamo sicuri, no, che l'abbiamo eletta, strano. Erano tutti impressionati, no? Io non avevo il coraggio di guardarli, dicevo, forse non se ne erano accorti. Adesso questo gli racconta tutto così in diretta, è terribile, no? Ed è stata veramente una sorta di seduta psichiatrica collettiva. Una cosa che ha fatto molto bene, invece, perché poi mi hanno rieletto 5 anni dopo, quindi vuol dire che in fondo così male non era questo sindaco comunista divorziato e con tutte le disgrazie del mondo. Però tanto è vero che poi lì abbiamo fatto delle scommesse civili assolutamente valoriali e abbiamo vinto un sacco di scommesse in quella città, siamo diventati una città di riferimento italiano per tante cose importanti, tra cui una delle prime in assoluto sulla raccolta differenziata, siamo stati primi e secondi per molti anni, abbiamo 83% anche oggi di raccolta differenziata, abbiamo una delle, diciamo, abbiamo sviluppato in misura assolutamente importante la quantità di percorsi ciclopedonali, abbiamo attivato molte politiche di attenzione alla scuola, all'immigrazione, alla coesione territoriale, abbiamo fatto realizzato molte aree verdi, abbiamo portato un'attenzione davvero importante su temi come le politiche familiari, grazie soprattutto al lavoro della gente, perché si sono costituiti grazie ad Agenda 21 e alla collaborazione con le parrocchie, che è stata molto interessante, ma non solo, a tutto l'associazionismo che c'era, abbiamo realizzato effettivamente una delle più impegnative politiche sulle famiglie, tanto è vero che abbiamo ricevuto premi nazionali, persino regionali, la Regione del Veneto ha dovuto considerarci
nonostante di centrodestra e a guida Lega, e insomma abbiamo fatto un discreto lavoro, diciamo. Ecco, io credo che la cosa più bella, che però mi considero di aver fatto, è stato che nel secondo mandato, senza che ci mettessimo d'accordo, senza che lo facessimo ad arte con quei meccanismi per cui ci vogliono le donne, con quel, ecco, niente, lì non ce ne, sostanzialmente abbiamo fatto le, a un certo punto le candidature sono nate dall'esperienza che stavamo vivendo, no? Nei gruppi familiari c'erano molte signore che finalmente si erano avvicinate alla politica, al sociale, alla scuola, alle problematiche, diciamo, o di quartiere o di città, e questo ha in qualche modo, come dire, valorizzato delle figure di valore, no? Di un certo tipo, e quindi queste si sono messe in lista, abbiamo fatto 3 liste, una civica, una all'Ulivo e un'altra che è una lista mista, perché ci sono stati anche degli elementi di centrodestra che hanno inteso supportare questa amministrazione, insomma, e quindi insomma in queste 3 liste a un certo punto abbiamo tirato la linea, ci siamo accorte che in tutte e 3 le liste c'erano un 50, un 45, un 40% di figure femminili, senza che questo fosse la ricerca della donna, non so se avete in mente, insomma. Ecco, e la cosa ancora più bella però è stato il risultato finale. Il risultato finale è stato che abbiamo eletto esattamente la metà dei consiglieri comunali donna, e la cosa bella è che questo è diventato un contagio in realtà sociale e civile, perché anche il centrodestra e anche la Lega hanno portato molte donne in consiglio, e ancora oggi è così, il che vuol dire che, come dire, si può seminare, ecco, che il difficile è cominciare, poi quando ci si accorge che c'è un plotone di, io vorrei dire, insomma, adesso l'esercito di liberazione è un'altra cosa, no? Però invece che parlare di eserciti di liberazione, se noi parliamo di, se parliamo effettivamente di quello che possiamo essere come donne, in grado di portare davvero un'altra visione, un altro occhio, un altro orecchio, un'altra sensibilità, un'altra capacità di correttezza, di lavoro. Ma noi abbiamo il senso del bene comune, perché gestiamo tutto con questa logica, se ci pensate. Nessuna di noi, io credo, faccia una cosa senza riflettere sulle conseguenze di quella cosa. Eppure quante cose negli ultimi 20 anni sono state fatte senza occuparci mai del domani. Noi siamo in questa situazione perché nessuno ha pensato alle conseguenze, nessuno ha avuto la correttezza di capire se la sua azione, anche legislativa, avrebbe messo in difficoltà le generazioni future, o comunque chi sarebbe venuto anche solo dopo 1 anno, 2 anni, qualche tempo. Quindi io penso che questo sia un valore immenso oggi, che sia, come dire, propedeutico davvero a un'amministrazione pubblica che voglia governare le cose secondo i criteri di giustizia, di libertà e soprattutto di pacificazione nazionale. Grazie. Bellissima storia, e vedremo adesso che cosa succederà qui in Valle d'Aosta. Indubbiamente quello che ci hai detto ci sconsola rispetto alla necessità di comunque provarci, comunque seminare, comunque non arrendersi. È quello che a volte succede, no? Perché a volte è più facile dire ma basta, mi rifugio nella mia parte privata e non investo più, perché tanto sto combattendo contro i mulini a vento. Io lo dico, poi dopo non riesco a farlo, quindi e credo che questo debba essere lo spirito che comunque debba animare anche la nostra lista, le nostre donne pronte a combattere e a portare a casa il risultato. Adesso, allora, quello che volevo dirti è che in realtà qui delle cose le continuiamo a fare nonostante tutto, e come donna, insomma, ci siamo date un po' delle parole d'ordine, che sono poi le parole d'ordine che sentiamo anche a livello nazionale, di cui ti chiediamo poi di dirci 2 cose. Le nostre parole d'ordine, Katia lo accennava prima, sono la lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo finalmente portato a casa una legge regionale, poi invito qualcuna delle nostre candidate magari a volerne parlare un attimo. Non dimentichiamo, anzi, per noi è il centro, perché sennò Katia mi picchia subito, cioè occupazione e lavoro.
anche se i dati della Valle d'Aosta sono dati per certi versi rassicuranti, che ci dicono che gli unici posti di lavoro che si sono creati sono andati alla componente femminile del mercato del lavoro, ma perché in realtà la crisi ha colpito soprattutto settori che praticamente sono settori in prevalenza maschili. E comunque l'occupazione che in questo momento comunque si ha in Valle d'Aosta delle donne è un'occupazione comunque ancora precaria, ancora difficile, dove la qualità del lavoro è ancora qualcosa che, su cui bisogna lavorare. Anche noi teniamo molto al tema rappresentanza e su questo abbiamo cercato di spenderci, ma non siamo riuscite a portare ancora a casa il risultato, e soprattutto vorremmo impegnarci a in qualche modo riformare quelli che sono gli organismi di parità. Perché siamo, purtroppo in Italia c'è la brutta abitudine di sovrapporre gli organismi senza mai cancellarne alcuno. Anche quando non servono più a niente, anche quando sono fuori dalla storia. Ecco, il tentativo che vorremmo fare in Valle d'Aosta è ripensare degli organismi, e se è proprio necessario avere degli organismi, non è necessario invece impegnarsi in prima persona, impegnarsi perché le politiche diventino politiche attenti alle pari opportunità, senza che ci debba essere l'organismo che consiglia di adottarle. Ecco. Allora, chiederei quindi, giusto per darti conto, certo, di quello che abbiamo fatto, qualcuna di Erika, per esempio, di parlare della legge sulla violenza, e poi se qualcun altro vuole intervenire sugli altri temi, e poi chiederei a te invece di chiuderci il cerchio sul livello nazionale. Vabbè, che dici? Posso, sì, aggiungere solo... Ti chiederei inoltre se ci puoi dare qualche buona prassi di pari opportunità, proprio qualche strada concreta e da seguire. E una battuta: se li eleggessimo tutti e 35 avremmo risolto gran parte dei nostri problemi, credo. Tutti forse troppo, no, però se no, però sono una buona maggioranza, stavolta ci spetta. No, una riflessione, perché fra le altre cose sono membro della consulta per le pari opportunità della Valle d'Aosta, una consulta che è stata riformata, dove è stata messa in maniera preponderante la parte politica, perché sono in gran parte nominate dal Consiglio regionale, quindi all'interno di questo organismo ad un certo punto ci siamo trovate ad avere gli stessi meccanismi di maggioranza e minoranza che esistono in tutti gli altri organismi, quindi non si lavorava più per il bene delle donne, ma si lavorava semplicemente per il proprio partito. Ecco quindi che la proposta di legge sulla violenza di cui parlava Antonella è stata presentata dal Partito Democratico, nonostante le mie sollecitazioni che questa legge uscisse come consulta pari opportunità. Quindi ecco perché l'idea di come ripensare agli organismi di parità. Viviamo anche in un momento in cui la consigliera di parità, Antonella lo è stata per anni, consigliera di parità della Valle d'Aosta, ha dato le dimissioni proprio perché non era più supportata né dall'ufficio, quindi le politiche del lavoro non investivano più sulla sua figura, e quindi lei non riusciva neanche più banalmente a fare una delibera, perché non aveva una segretaria, non aveva la stampante, non aveva un fotocopiatore, non aveva nulla, quindi, e non aveva naturalmente neanche finanziamenti. Quindi noi abbiamo fatto la nostra proposta di legge sulla violenza, è stata poi concordata un'altra legge con la maggioranza, ed ecco quindi che è stata stravolta, o meglio, sono rimasti i punti cardine messi nella nostra legge, ma sono stati tolti gran parte dei finanziamenti. Quindi la legge attuale manterrà l'esistente, che è già una bella cosa, visto che stanno chiudendo tutti i servizi sul territorio rispetto alla disabilità o altre cose. Quindi abbiamo mantenuto il centro antiviolenza
un servizio di prima accoglienza e altri servizi, ma ahimè non ci sono i finanziamenti per la sensibilizzazione e la formazione, cosa indispensabile. Ecco perché nel programma del Partito Democratico Sinistra per la Valle d'Aosta noi proponiamo di ricercare i fondi per quella legge. Come diceva Antonella, poi abbiamo fatto una proposta di legge rispetto alla rappresentanza, quindi l'idea era perlomeno che delle tre preferenze una fosse obbligatoriamente data a una donna, e neanche questa è passata, perché l'idea della nostra maggioranza è che non siamo dei panda e che quindi non dobbiamo assolutamente esatto, tu che sei stata presidente del WWF forse per la stessa ragione si protegge, esatto, esattamente vero il contrario. E oltre a tutte queste cose, credo che anche i nostri uomini hanno dimostrato in questo consiglio regionale di avere una particolare attenzione, perché spesso proprio loro si facevano portatori di queste, quindi sicuramente il capogruppo ha lavorato bene perché è riuscita a sensibilizzare gli uomini, e in questo io spero, e conoscendo gli uomini della lista, come diceva Katia, credo che buone possibilità ci siano anche nell'elezione di uomini. Certo che quello che io invito sempre a fare è a mantenere i principi della nostra legge, quindi sulle tre preferenze darne tutti almeno una a una donna e invitare tutti gli altri e invitare tutti gli altri a fare altrettanto. E qui l'abitudine invece è darla a tre uomini, questo ti dico. Fatemi disperare, già c'è il governo che non voglio essere. Sei capitata in una regione che... Un pochino indietro. Quindi ti dico, le proposte ci sono e sono tante, e io spero che si possa diventare maggioranza e poterle applicare, perché quello che ho visto è che in nessun altro programma, di nessuna lista, esiste la parola pari opportunità. Siamo l'unica lista in 9 candidate alle regionali che punta anche su questo tema. Forse perché siamo l'unica lista di centrosinistra, mi viene da dire, visto che siamo in mezzo ad autonomisti e a persone di centrodestra. Grazie. Brava Erika. Una battuta, la grande teoria delle varie opportunità che Mardi Faccio ti ha fatto. Lo scimoro, una contraddizione in termini. Tanto è vero che l'hanno spostata, sì, la fai sulla pubblica amministrazione, così. Che bella, avete di peggio, come ci chiede. Io non volevo crederci. Tra l'altro è uno dei settori strategici di questo paese. No, ma questo ti dice com'è la su cui c'è da lavorare moltissimo, sulla semplificazione, la dematerializzazione. Ci mettiamo già franco, mi ci chiede. Basta leggere la storia su Wikipedia, non serve che dico nulla, insomma. Tra l'altro... come dire, i fedelissimi, insomma, sono sempre le persone che io amo meno. Io amo i leali, i fedeli meno. Ecco. E, vabbè, comunque torniamo a noi, voilà, così forse dimentichiamo per un attimo quelle preoccupazioni che quotidianamente ci assillano. Vabbè, dunque io adesso cerco di rispondere anche a tutte le vostre domande in fila. Beh, prima di tutto però voglio farvela una sollecitazione. Immagino che la vostra legge elettorale, esattamente come quella delle altre regioni, corrisponda con una preferenza, quindi con un voto in relazione ad ogni singolo candidato. Quindi ne avete tre addirittura, che è un valore questo, no? Perché si possono dare voti multipli. Non sto scherzando quando dico che... No, non sto scherzando perché guardate, cioè impariamo da Berlusconi. Allora, qui, vabbè, cioè, facciamo il vuoto immediatamente. No, ma lo dico io, per cui lo posso dire, che voglio dire, sono la più lontana, credo, del PD da quel soggetto. No, impariamo da lui, nel senso che è vero che le cose che vengono ripetute diventano vere, no? Quindi non diciamo, non sto scherzando, non diciamo che abbiamo tre preferenze per cui almeno una. Abbiamo tre preferenze per cui stavolta, siccome bisogna portare una rappresentanza di genere, almeno
pari alla percentuale della popolazione residente. Io non dico di più, però almeno pari sì, perché è un diritto, insomma, no? Se è vero che le due parti sono complementari, spiegatemi perché dobbiamo sempre ridimensionare la parte che dovrebbe essere quella complementare all'altra, no? Ci sono delle visioni che sono diverse e sono complementari, ci sono delle visioni che sono simili e vengono ad essere rafforzate da un'esperienza, una sensibilità diversa. Quindi, almeno due, visti i precedenti, perché noi abbiamo il recupero, no, da fare. No, su tre, guardate, almeno due che siano figure femminili. E quindi cerchiamo anche di fare questo lavoro per promuovere le donne, non solo nei confronti delle donne, perché io ho scoperto, durante la mia, insomma, le mie lunghe campagne elettorali che non finiscono mai, che c'è una quota di popolazione maschile, adesso li interrogo però, voglio solo risposte vere, c'è una quota di popolazione maschile che si sta convincendo sempre di più che se vogliamo tornare alla schiettezza, all'onestà, alla politica intesa veramente come servizio e non come assunzione di un potere fine a se stesso o funzionale agli interessi di pochi, per parlare di cose molto serie, va bene? C'è bisogno di rompere lo schema tutto maschile. E quindi c'è un mondo fuori che ha bisogno delle donne. Ed non è solo il mondo femminile, è un mondo di diverso genere che si rende conto che forse la differenza la possiamo davvero fare noi, pro futuro. Cioè questa cosa, guardate, non è banale. Se noi abbiamo delle esperienze, se ci pensiamo e ci riflettiamo, vediamo che in larga parte sono così. Poi è chiaro che bene, come dire, c'è una mentalità di un certo genere da una parte e c'è una mentalità di un certo genere dall'altra. Però se parliamo di persone, diciamo, che questa funzione pubblica e politica la assumono con l'intento della necessità di un cambiamento, come non a caso sta uscendo in questo periodo, no? Tante figure femminili sono portatrici di questa necessità di un cambiamento vero, no? Non paludato, non ipocrita, non presunto, non di facciata, no? Cambiamento di sostanza, un cambiamento vero. Questo paese ha bisogno di cambiare strada. Quindi anche nel nostro piccolo, ciascuno nelle proprie realtà, cerchi di valorizzare questi elementi, perché la gente li percepisce come veri, vanno semplicemente, come dire, spronati, recuperati, va alimentato un pensiero, lasciatemelo dire, va alimentato un pensiero, perché sennò resta un pensiero sotto traccia che qualcuno fa, ma poi magari quando va a votare se ne dimentica perché è il suo amico, perché qui, perché lì. Invece cerchiamo di dirle queste cose e di farle dire, cioè di promuovere questa catena del pensiero, perché credo che sia davvero sarebbe davvero un risultato importante, insomma, se riuscissimo ad avere questo, perché questo solo sarebbe secondo me un cambiamento vero. Poi le esperienze che ho vissuto e diciamo il lavoro, no, che è stato fatto anche in termini di pari opportunità. Beh, prima vi ho accennato a qualcosa che è nato sulla scorta dell'esemplificazione, cioè è vero, è molto vero che vale molto il dialogo, vale molto la parola, vale molto la promozione, no? Anche comunicativa, ma vale almeno altrettanto l'esempio, di costruire giorno dopo giorno un modello di società diversa, partendo anche da casa propria, dai vicini, dalla scuola, dai comitati scolastici, da tutto questo. Allora, se io penso a come in questi anni ho cercato di fare pari opportunità, mi vengono in mente molte cose, cerco di dirne alcune le più significative. Innanzitutto, certamente i gruppi familiari di cui vi parlavo, che sono stati più di un centinaio, hanno lavorato per molti anni, hanno costruito per esempio delle politiche dal basso, quasi gratuite, no? Perché i soldi nei comuni non c'erano mai, sono mai stati, però con un bilancio che era quello si riusciva a costruire insieme alcuni elementi. Per esempio, noi siamo stati uno dei primissimi comuni d'Italia, grazie a loro, non grazie a me, io ho solo fatto da strumento, no? Noi abbiamo deciso
all'epoca c'era l'ICI, di valorizzare le famiglie numerose. Per cui abbiamo deciso che, data la quota da raccogliere di ICI, quella quota si poteva commisurare in relazione, e quindi ci siamo caricati chi aveva meno figli naturalmente di un maggior costo, ma chi ne aveva di più aveva diritto, diciamo, ad un maggiore sconto sull'ICI. E questo è stato un primo elemento. Il secondo elemento, hanno inventato per esempio una cosa che è piaciuta moltissimo, non è costata niente, che tutti i genitori con bimbi fino a 18 mesi avessero con il baby parking la tessera gratuita per parcheggiare in centro, in modo tale che le mamme o comunque il papà che avevano un bimbo piccolo, quindi da trasportare, metti su, porta giù, porta in farmacia, compra i pannolini, i supermercati, le storie, non avessero anche l'onere di pagare il parcheggio occupando un altro pezzo della loro già faticosissima vita, no? Semplicemente per i 50 centesimi, non erano quelli il problema magari, no? Però era una condizione di rispetto, di favore, cioè si instaura un meccanismo per cui la città ha un'attenzione verso la famiglia e fa quello che può per mettere a disposizione qualcosa che faccia capire che il loro figlio, no? Il loro sacrificio alla fine, perché in questa Italia come le politiche familiari non esistono, no? E quindi il figlio è nient'altro che la divisione di un reddito, la divisione ulteriore di uno o due redditi, dipende se c'è la fortuna di lavorare in due, no? Nasce un figlio, tutti festeggiano, tu fai i conti e ci hai rimesso un terzo del tuo reddito, questo funziona, questo è, festeggiamo, siamo felici, ma voglio dire, economicamente è un salasso, no? Se sono due, riduci a metà il tuo reddito, tutti contenti, cioè, beh, abbiamo metà soldi rispetto a prima, no? Questo, fatevi un attimo i conti, se sono tre non ne parliamo e via di questo passo. Quindi l'attenzione, diciamo, alle politiche familiari ha previsto proprio questa diversa, diciamo, capacità di visione. Questo è nato grazie alle iniziative che sono state assunte dai gruppi familiari. So, per dirvi, abbiamo fatto i corsi prematrimoniali, io facevo più matrimoni del parroco del mio paese, ne facevo 60 all'anno, civili, no? E tra l'altro moltissimi misti, ma non solo, insomma, soprattutto almeno 20 erano misti, ma 40 erano tra l'altro di soggetti tutti italiani, e abbiamo fatto i corsi prematrimoniali per costruire un concetto di famiglia civile, cioè per dire, mettiamo a disposizione la Costituzione, diciamo che cosa prevede l'articolo 31, l'articolo 35, all'articolo 3, al 117, che cosa è prescritto, che cosa è previsto, che cosa è indicato, poi il diritto di famiglia, tradurre il diritto di famiglia all'interno della coppia, cioè proprio fare informazione. Tra l'altro erano frequentissimi, insomma, no? Frequentatissimi, nel senso che le coppie avevano gradito questa cosa, no? Che ci fossero dei corsi prematrimoniali civili. Non è vero che vivere insieme è così facile, bisogna sapere che in un contesto di un certo genere, eccetera. E poi abbiamo naturalmente lavorato molto sullo sportello femminile donna, che voleva dire sia per l'intrapresa di attività, sia naturalmente per le esigenze di ogni, purtroppo di ogni famiglia anche normale, e poi, lasciatemelo dire, tutta la questione relativa invece a quelle vicende tristissime che riguardano la violenza nei confronti delle donne. Ma io vi dico una cosa, mi sto convincendo sempre di più che anche in questo caso noi dobbiamo agire su due fronti. Guai a dividere la società pensando di fare tutto noi ancora una volta. Perché? Perché dietro la violenza femminile c'è un uomo brutto, ma c'è un uomo che quella brutalità nasconde la sua sconfitta, cioè è un uomo fallito, è un uomo che anche se non lo dichiara una sofferenza la vive, è un uomo che manifesta la sua sofferenza attraverso la violenza, ma per lui è indispensabile la prevenzione, quindi lo sportello di ascolto. Guardate, ci sono due realtà regionali, in realtà la provincia di Roma, non la regione Lazio, ma insomma Roma, che ha 3 milioni di abitanti, solo Roma, quindi anche, è una regione in sé, insomma, no? E la stessa Toscana, che stanno attivando gli sportelli di ascolto maschile,
con dei manifesti molto interessanti che dicono la violenza a lei è una difficoltà che tu vivi, vieni da noi. Cioè che inizia una campagna per dire non è positivo, tu la vivi male, vieni, parlane, parliamone prima, no? Perché non tutte le donne hanno la capacità di denunciare, sappiamo che comunque anche denunciando non siamo sufficientemente garantite, no? Quindi bisogna agire su tanti fronti. Guai a chi crede che basta sanzionare, ci vuole assolutamente aggravare le sanzioni, ma non basta sanzionare. Quanti sono stati gli omicidi? Ce ne è capitato uno nella mia città, ne soffro ancora parlando, hanno ucciso tra l'altro la sorella, bellissima ragazza di 22 anni, di una mia candidata consigliera, in una delle mie liste, di Michela Morello, e il suo compagno, che era stato lasciato con un figlio di 7 anni, ha ucciso lei e contemporaneamente si è ucciso lui, per cui voglio dire, parliamo di omicidio-suicidio, no? Quindi parliamo di una tragedia spaventosa, che nessuno immaginava, che nessuno sapeva. Eppure non è vero che arrivano come raptus, non è vero, perché è gente che si compra una pistola, perché è gente che... Quindi vuol dire che capisce, no? Che in quel momento sta per... Io credo che dobbiamo agire su tanti fronti, non su uno solo. Non ci sono le soluzioni semplici, sapete? Ci sono le soluzioni complesse, che partono da mille questioni diverse e su cui dobbiamo attivarci per tutte e mille. Se necessario, dalla scuola, uomo-donna, le sensibilità diverse, le diverse atteggiamenti, le diverse mentalità, la storia, la condizione femminile in questo paese. In fondo noi è dal 48 che abbiamo il voto, poco tempo, e fino all'87, signore, c'era il delitto d'onore in questo paese. Peter, non stiamo parlando del diritto di famiglia, stiamo parlando del diritto d'onore, che vuol dire che noi parliamo praticamente di un po' meno di 30 anni in cui era concepito normalmente che si potesse uccidere una madre, una figlia o una moglie, considerando che questa aveva sporcato la nostra immagine maschile. Non è che stiamo parlando di un altro paese, stiamo parlando del nostro paese, di poco più di 20 anni. Cioè, stiamo parlando di niente, cosa volete? Non sono ere geologiche, no, sono 20 anni. Noi siamo ancora quelli, poco altro. Quindi dobbiamo agire su tanti fronti, perché non è una mentalità che costruisci semplicemente penalizzando. Come è obbligatorio, ce lo dice l'Europa, la direttiva europea ci dice che noi dovremmo costruire almeno... abbiamo poco meno di 500 centri antiviolenza. Noi abbiamo costruito, non da soli ma con il consorzio dei comuni, abbiamo costruito la Casa Rosa, che è stata una disponibilità, diciamo, che poi abbiamo dato alla cooperativa di gestione Una Casa per l'Uomo, che si è occupata sempre di immigrazione e che a un certo punto abbiamo chiesto si occupasse anche della violenza nei confronti delle donne e dei casi che stavamo avendo, purtroppo abbastanza numerosi, di donne che si sentivano minacciate o in grave pericolo, insomma, una forte collaborazione con i carabinieri, perché poi tutte queste cose, naturalmente, bisogna capirci, si fanno avendo ben il lavoro, cioè lavorando, non dichiarando, lavorando sulle cose, perché tu devi istruire le pratiche, devi fare le convenzioni, poi devi lavorare quotidianamente con le forze di polizia, di carabinieri, con il mio comando di vigili urbani. C'è stata una formazione anche per loro, per riuscire ad affrontare con l'approccio giusto le situazioni che si verificavano. Quante volte la violenza si manifesta perché spesso l'uomo cade in quelle situazioni di devianza o di, come dire, di forte condizionamento della propria vita, che si chiamano tossicodipendenza o alcol, no? Ed è una relazione successiva, per esempio, a un fattore di questo genere, no? Che è un fattore di dipendenza.
allora bisogna agire sul fattore di dipendenza, oltre che sulla psicologia, no? Maschile. Quindi, voglio dire, la questione è estremamente complessa. L'Italia, dal punto di vista legislativo, noi dicevo prima, abbiamo delle buone leggi, dobbiamo toglierne parecchie e rendere efficaci e coordinate quelle che abbiamo. Secondo me questa dovrebbe essere una delle prime funzioni che si deve attivare nel corso di questa non so quanto lunga legislatura, perché sarebbe importante che capissimo che non possiamo stare con le 36.000 leggi quanti sono, ma dobbiamo fare in modo che le leggi che ci sono siano chiare, semplici, coordinate e finanziate. Chiare, semplici, coordinate e finanziate. Perché se noi guardiamo la legge 53 del 2000, quella bellissima legge, tra l'altro promossa dalla Turco, relativa appunto alla conciliazione, no? Donna-lavoro, quella è una splendida legge. Beh, voi dovete immaginare che parlando con Confcommercio e con la Confartigianato, loro mi facevano notare che quando hanno presentato i progetti, perché ci sono delle aziende che tengono, no, alla capacità prevista, per esempio, alla capacità manifesta di molte loro dipendenti, per cui tante aziende, soprattutto in tempi non di crisi pesante come oggi, qualche anno fa, mi dicevano: guardi, io non voglio che insomma, le donne rinuncino al lavoro, le mie dipendenti rinuncino al lavoro solo perché hanno avuto i figli e non hanno i servizi adeguati, no? Per cui anche i servizi. Parliamone, no? Perché facciamo gran ragionamenti, poi non ci sono le scuole materne con gli orari corretti e non ci sono gli asili nido. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto mantenere un asilo nido comunale che ci è costato l'ira di Dio, ma che è stato utilissimo. Voglio dire, è fondamentale, il servizio è fondamentale, no? Abbiamo cercato di mettere insieme un babysitteraggio serale, per esempio per i figli che si ammalano e per le persone che hanno lavori serali o notturni, o per quelle che vogliono avere una vita sociale, no? E non hanno magari la possibilità di avere accanto un compagno, un marito, perché anche questo è un problema. Tanti che si separano, tanti che divorziano, è dura, sapete, no? Da sole uno rinuncia a tutto se non vuole, e quindi anche questo, sono tutti elementi questi, come dire, di ricchezza, di vita sociale che si devono costruire passo dopo passo, però appunto la questione è davvero, come dire, di un forte coinvolgimento di tutte le realtà. Allora, Confartigianato, Confcommercio mi dicono: guardi sindaco, noi vorremmo tenerle le nostre donne, insomma io non voglio che le mie dipendenti che sono state formate, che sono più brave dei maschi, vadano a casa, insomma, e si licenzino per questo o per quello. Quindi ho visto che c'è questa legge, facciamo richieste, no? Facciamo per esempio un orario flessibile, facciamo il telelavoro. Il telelavoro è inesistente in Italia. Sapete che ha percentuali da capogiro in Europa? Abbiamo il 14-17%, il 24% in Inghilterra di telelavoro, che vuol dire che per 3-5 anni tu puoi lavorare ugualmente, non venendo che poche volte, per esempio, in azienda, no? Mi produci il lavoro, ma qui non c'è neanche la banda larga, cosa volete la tele? Cioè, il problema è che abbiamo un paese in cui parliamo di quando dicevo coordinamento, no? Se non riusciamo ad attivare quello che serve, cioè mettere in moto un meccanismo per cui sto paese diventi, invece che il terzo mondo d'Europa, un paese capace di concorrere con i migliori paesi europei anche su questo tema dell'innovazione, e quindi l'innovazione, guarda caso, cavolo, mi serve alle donne, sì che serve, perché permette di attivare quella legge 53, o perché magari quella legge 53, se invece che non finanziarla come sta avvenendo la finanzio, vuoi vedere che io mi ritrovo con il lavoro mantenuto e non con il 47% soltanto di donne che lavorano, quando l'obiettivo minimo è 60, e parliamo di paesi europei che nonostante la crisi con il 65 e il 70%, quando la Banca d'Italia ci dice che raggiungere il 60% per l'Italia sarebbe più 7 per il PIL, più 7 per il PIL su 1500 miliardi, signore, fanno 130 miliardi in più, ma capite di cosa stiamo parlando? Non è una rivendicazione femminile così,
è che dobbiamo concepire una società diversa e dobbiamo concepirla lavorando su tutti questi temi. Ecco perché io mi impressiono e mi incazzo quando vedo che si riempiono le caselle dei ministeri a caso in funzione di categorie politiche discutibili e in funzione... No, perché non c'è un ragionamento, ancora non c'è, scusate se lo dico, no? Ma va fatto un ragionamento molto, molto, molto più complesso, molto più capace di una logica, molto capace di una visione. Io voglio sapere tra 5 anni qual è il paese che voglio. Io il mio obiettivo qual è? Restare al 47%? O diventare il 60%? E cosa sto facendo perché diventi il 60%? Capite qual è il meccanismo? Cioè questa è la... E quindi lavorare per obiettivi, che è il mio mantra ormai, no? Io lo sto dicendo ormai da 2 anni, dico basta, lavoriamo per obiettivi, noi siamo qui per fare un servizio al paese, io sono stata lavoratore autonomo, impresa e dipendente, va bene, perché mi sono sentita per 9 anni dipendente dei miei cittadini, l'ho detto, me l'ha rubato Grillo questo, adesso vi racconto la storia vera, perché nel 2007, quando lui mi ha premiato come primo sindaco a 5 Stelle d'Italia, nel suo spettacolo Reset, mi ha portato a Pordenone, a Verona, eccetera, ecco, dopo io l'ho mollato, insomma, potessi fare la velina, però, dico, no, nel 2007, no, io, lui a un certo punto mi ha intervistato, mi ha detto, no, ma adesso lei davanti a qua, 50.000 persone, mi dica come ha fatto a fare il sindaco a 5 Stelle, dico, no, io mi sono sentita dipendente dai miei cittadini, ho pensato, io prima ero un cittadino come tutti gli altri, non ero neanche consigliere comunale quando mi hanno eletto sindaco, infatti pensavano di mandarmi a casa in 2 mesi, li ho mandati tutti a casa io, e dico, come vorrei che fosse il comune, no? Io mica sono andata lì a spazzare per terra, a bere caffè o a parlare con i... Sono andata lì con l'idea che dovevo fare un comune diverso, no? Perché non mi piaceva quello che stava avvenendo. E ho lavorato su quello. E ho detto, questi sono i miei obiettivi, questi sono gli obiettivi che diamo agli assessori, che ci sta, ogni tot mesi verifichiamo, continuamente verifichiamo con i cittadini, spieghiamo perché sì, perché no, perché non si può ora, perché si farà domani. Come si fa normalmente in una comunità? Si può fare in una comunità di 100 abitanti, in una comunità di 100 milioni di abitanti, si può fare, ok? Bisogna capire qual è il tuo obiettivo, per che cosa stai lavorando, per quale idea di paese. Questo è concepire una politica diversa e le donne sanno lavorare così, perché noi siamo abituate da sempre a fare i conti, come dire, a casa, purtroppo gestendo, come dire, malamente questioni difficili, no? Nel senso che dobbiamo mettere insieme con i pochi soldi che ci sono quello che c'è, dobbiamo inventarci di tutto, no? Dobbiamo far attivare la fantasia, perché non è vero che servono sempre i soldi, spesso servono le convinzioni e la capacità di guardarci dentro. E poi nelle aziende è lo stesso, nelle aziende tu non fai un passo, non vivi 6 mesi se non lavori per obiettivo, se non sai dove stai andando, dov'è il tuo mercato, qual è la tua specializzazione, dove fai formazione, perché devi migliorare, quali sono le tue criticità, devi analizzare continuamente tutto. Invece la politica non analizza mai un fico secco e ci ritroviamo con i peggiori nei posti migliori. Questo è il problema, capito? Infatti io mi sono ammalata per quello, non perché volessi un posto al governo, che non ho mai chiesto niente a nessuno e me ne guardo bene, ma perché credo che non ci siamo ancora. Non ci siamo a vedere i nomi, capito? Perché tu non puoi mettere come ministro dell'ambiente un bravo ragazzo che si è occupato di giustizia e come suo vice uno che è fedele a Berlusconi e si è lamentato perché a Milano hanno messo hanno limitato, diciamo, il traffico urbano dei veicoli privati. Perché io mi spavento, io mi spavento. E siccome penso che quel ministero si potesse fare un solo ministero, con i beni culturali, con il turismo e con l'agricoltura, perché sono 5 cose che devono stare insieme, perché devi lavorare con gli stessi meccanismi, ne parleremo stasera che parliamo di ambiente, sono cose
non con termini, sono cose complementari. Non puoi lavorare con un occhio solo, perché continui a sbandare, no? Questo è, secondo me, il meccanismo che dovremmo utilizzare per tutto, ma non perché le soluzioni poi arrivano, sono sicure, perché migliora una situazione, tu la monitori e giorno dopo giorno devi sapere che da 130 donne uccise, tu devi metterti in testa che se non hai sbagliato tutto, l'anno dopo devono essere 100 in meno. 80, cioè c'è un obiettivo, non è possibile che continuiamo a fare le prediche e abbiamo meno di 500 centri antiviolenza e non facciamo i progetti per gli uomini in difficoltà e non mettiamo nella condizione i comuni di poter lavorare sui servizi e non mettiamo, se non ci mettiamo niente, niente avremo. Una società che ci parla addosso, no? Che si parla addosso senza speranza. Come diceva qualcuno, l'uomo, in questo caso non il maschio, ma purtroppo tutti noi, l'umanità intera, l'uomo è l'unica specie animale che continua a incespicare sulla stessa pietra. Non impariamo mai. Non possiamo che ringraziarti per questo bellissimo intervento. Ci sono delle domande, ci sono degli interventi che volete fare? Volete chiedere delle cose a Laura? Mi è scioccato. Buonasera, intanto grazie per essere qui. Io mi chiamo Iana Indrio, sono un vecchio medico anestesista, non sono valdostana ma vivo ad Aosta da 40 anni. Io, senatrice Cuppato, sono talmente felice di vederla qui perché vorrei chiederle alcune cose. Perché, vede, lei è vero che bisogna darsi degli obiettivi, io ho sempre cercato di darmene nella mia vita. Alcuni li ho anche raggiunti, altri no, ma non fa niente, c'è ancora tempo. Io qui in Poverella, forse noi poverelli non ci abbiamo capito proprio niente. Primo, questo mancato voto a Rodotà è veramente incomprensibile e comunque difficilmente spiegabile. Secondo, 101 franchi tiratori su Prodi sono davvero troppi, ma proprio troppi. Terzo, noi siamo ormai da anni purtroppo abituati alle menzogne, all'arroganza, all'improntitudine dei vari Brunetta, Cicchitto, Laura Comi e tutte le varie amazzoni disperse in Parlamento. Però quando si sente con assoluta improntitudine parlare di patti, patti, questi erano i patti, questi erano i patti, queste erano le promesse, nonostante nel discorso del nuovo Presidente del Consiglio a questi patti non si fosse fatto alcun tipo di riferimento, è forse logico che ci venga il dubbio che magari questi patti ci sono davvero. E allora io vorrei sapere, io cittadina, noi cittadini, noi elettori vorremmo sapere che cosa Letta ha veramente promesso prima di avere l'accordo del PDL, perché non ci è stato detto. Non hanno fatto come quei bravi tedescotti che si sono messi lì e hanno fatto il contratto prima. Quarta cosa, che non è, dico per ultimo, ma certamente non è la meno importante, anzi forse la più importante, questa convenzione, che è un termine di nuovo conio, proposta di nuovo conio. Io voglio sapere dove ci porta, perché è la cosa che mi preoccupa di più. Questa convenzione che vuole mettere le mani sulla nostra Costituzione, nonostante che tutti si affannino a dire che è la più bella del mondo, io voglio sapere, per questa convenzione si parla di presidenza a Berlusconi, a Calderoli, a Violante, a quant'altri, ma gente, cosa vogliamo fare con questa convenzione? Io sono preoccupatissima, noi cittadini siamo preoccupatissimi, noi del PD siamo ancora più preoccupati. Qual è l'obiettivo del PD? Io lo voglio sapere, io lo devo sapere. Ecco. E poi finalmente
ancora un'altra cosa, mi scusi, ma proprio veramente ce l'ho nel cuore, abbia pazienza, io sono uno che si emoziona. Io voglio, perché non si può ritornare a quelli che sono i valori della sinistra? La sinistra esiste. Quali sono i valori della sinistra? Sono l'uguaglianza, la sicurezza dei diritti, la laicità, signori, la laicità. Io sono stufa che questi valori in una coalizione che non so come si chiami vengano tutte le volte che c'è una legge rimessi in discussione. Non vanno più rimessi in discussione. La sinistra è la sinistra e io ci tengo e ci metterei quel poco di vita che mi rimane, tutta storfignacola come sono. Io vorrei ancora poter fare qualche cosa e mi dispiace di non poter fare di più. Mi dispiace per i miei figli, mi dispiace per i miei nipoti, mi dispiace per i figli delle mie nipoti. Io non farò a tempo a vedere il cambiamento, perché bisogna essere realisti, le prospettive di vita sono quelle che sono, ma non me ne importa niente, voglio essere certa che il cambiamento ci sarà. E dove sta il PD per questo cambiamento? Questo me lo dovete dire prima che io vi rivoti un'altra volta. No, il problema è che sfonda una porta aperta con me, quindi... Comunque io posso raccontarvi brevemente ciò che è accaduto e dirvi che in relazione alla convenzione, la convenzione non esiste, nel senso che è una struttura al di fuori della Costituzione vigente, perché i nostri padri costituenti, tra le altre cose, hanno anche previsto l'articolo 138 esattamente come bisogna cambiare la Costituzione. Non possiamo stare qui a vedere che fanno. No, ma adesso vi sto rispondendo. Sì, no, nel senso che non è opportuno farla e non è, è anticostituzionale farla, quindi non si fa. Non si dovrà fare e tantomeno ci dovrà essere Berlusconi, che non ha nessuna ragione per stare in quel posto lì. Ma lui vive di questo, voglio dire, lui vive quotidianamente, anche oggi ho dovuto spegnere la radio venendo su, perché sembra che sia andato in qualche trasmissione, insomma abbiamo raccolto le sue farneticanti comunicazioni, in relazione alle quali i problemi del paese si risolvono con l'IMU. Insomma, noi abbiamo... io che non ho più i 190 euro di IMU, per me io ho risolto tutto, è chiaro. Ma voglio dire, ne parleremo anche stasera, faremo anche un po' di analisi in relazione per esempio ai costi dei servizi in Italia, delle bollette. Magari ci accorgiamo che altro che l'IMU, il problema non è solo l'IMU, il problema è molto altro, insomma. E comunque lui, come dire, aveva promesso in campagna elettorale l'eliminazione dell'IMU, noi ci siamo trovati ad un certo punto nella necessità di dover aprire una porta che volevamo tenere molto ben chiusa. È andata così, sono stati 50 e passa giorni di tentativi esperiti forse in modo non adeguato, ma non importa, io posso piuttosto garantire che c'era una fortissima disponibilità del Partito Democratico a dialogare, a fare un governo con il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo praticamente, non abbiamo posto nessuna condizione, perché di fatto, insomma, il coltello dalla parte del manico ce l'avevano loro e quindi eravamo veramente disponibili a moltissimo, quasi a tutto, persino a fare un passo indietro. Bersani lo diceva, se sono io l'ostruzione ditemi. Ma doveva farlo a questo punto, continuava a dirlo per 50 giorni e così abbiamo perso tutto. E abbiamo quel delinquente di Berlusconi che spinge e vincerà le elezioni, e questo è il problema. Allora, io posso anche essere d'accordo con lei che era opportuno che Bersani dicesse, bene, non sono più io il premier, decidiamo chi è. Però se voi mi dite che è normale in questo paese trovarci con un raggruppamento politico che è il 25%, con il quale non c'è nessun colloquio. Io personalmente sono andata di notte a Roma a nascondermi dietro i muri come i carbonari per riuscire ad incontrare questi soggetti. Beh, insomma, ogni tanto mi vergognavo di me stessa, lo dico. Però voglio dire, il Movimento 5 Stelle è una banda di segretariati. Cioè, lo dico io,
che sono stata premiata da Bill, che ho sempre difeso, perché non esiste al mondo quello che è successo. Ma guardate, no, ma non è questione, è proprio una questione che io intanto sono convinta che chi ci ha rimesso in dignità non siamo noi, ma sono loro. Però quello che è successo è tanto peggio, tanto meglio. Questa è la filosofia di Green. Cioè lui non se n'è fregato neanche per un giorno, neanche per un minuto del paese. Anche se Bersani avesse fatto. Non aveva cioè, le dico, io ho tentato di contattare personalmente Grillo, il suo numero di telefono, la sua mail, ho parlato con il Movimento 5 Stelle, ho parlato con i... insomma, abbiamo cercato in tutti i modi un dialogo, in tutti i modi, non c'è stato verso. Allora, voi capite che il nostro partito, tra i difetti che ha, è che il proprio interno ha figure, come dire, che provengono da mondi diversi, che in sé per sé non è un difetto, è una ricchezza. Ma se io sto andando anche controcorrente pur di riuscire ad avere un governo che sia di vero cambiamento, e qualcuno questa cosa la vive come obbligatoria perché la maggior parte del partito pensa così e perché il segretario politico vuole così, ma nel momento in cui passano 2 mesi e nulla accade, no? È chiaro che cominciano a dire: beh, adesso smettiamola, perché il paese non può mica aspettare che Grillo si risvegli una mattina e ci dedichi 5 minuti del suo illuminato tempo, no? Anche se stava avvenendo, nel senso che all'interno del Movimento 5 Stelle, per le attività svolte da tutti noi e per la loro, che obiettivamente all'interno di quel movimento ci sono anche persone per bene e anche persone molto intelligenti e molto capaci, si stavano, come dire, finalmente... anche perché tutta gente inesperta, quindi voi capite che erano in qualche modo assoggettati a questo tutore esterno che era Grillo e Casaleggio, per il fatto che si muovevano su terreni non loro, non avevano mai fatto neanche i consiglieri comunali in molti casi, non è banale, eh? E questa cosa li ha bloccati molto, perché tutti erano, come dire, doverosamente supini al loro leader carismatico, no? Quindi prima che capissero che stavamo dicendo purtroppo una cosa vera e che il rischio era altissimo e che saremmo finiti nelle braccia di Berlusconi e loro si sarebbero assunti la responsabilità, perché è bene che si sappia che è loro la responsabilità principale dell'assunzione della responsabilità di finire in questo modo, bene, loro pian piano hanno cominciato ad esprimere delle opinioni nelle assemblee, a uscire, come dire, dalla logica della setta che veniva ad essere cooptata nei luoghi più diversi per mettere in campo le loro filosofie, e quindi il dato che per esempio ci ha consegnato un'assemblea molto recente è che la metà, meno uno, che vuol dire quasi 80 su 163, 160 presenti, la metà meno uno era disponibile per esempio ad indicare un presidente del consiglio. Per uno hanno perso. Per dirvi, si stava evidentemente muovendo molto anche all'interno del Movimento 5 Stelle, ma non siamo riusciti, perché ha avuto la meglio chi da una parte con la candidatura di Marini ha posto lo stop di fatto a questi tentativi continui di abbordaggio al Movimento 5 Stelle, dicendo basta, insomma, non è che possiamo stare qui tutti i giorni a rincorrerli, facciamo una scelta che sia, come dire, condivisa, seguiamo le indicazioni di Napolitano, perché Napolitano ci ha messo del suo con il fatto di non dare l'incarico a Bersani. Io credo che quella sarebbe stata, perché vedete, l'incarico a Bersani con la verifica nel Parlamento, sì certo, avrebbe potuto essere la sconfitta in diretta, però avrebbe potuto essere la sconfitta in diretta con anche la presa, come dire, di coscienza dell'Italia che c'era un blocco, no? Centrodestra, Movimento 5 Stelle, insieme, che non voleva neppure garantire che la leadership, che comunque l'unica che aveva vinto, anche se aveva vinto male, perché la legge elettorale era così costituita, ma l'unica che aveva titolo, perché aveva fatto le primarie, possiamo discutere di tutto, possiamo discutere dei passaggi legali e regolamentari. Quindi
quella leadership si presenta in Parlamento, dice che programma ha, va bene, e dopo ci contiamo, no? Vogliamo fare le cose alla luce del sole? Facciamo alla luce del sole. Non gliel'ha permesso Napolitano. Cioè, guardate che le questioni sono state più d'una e secondo me sono questioni che hanno prodotto un disegno altro che questo. Allora, le due questioni che vi ho già detto, associate al fatto gravissimo, io ancora non intendo rimanere all'interno del Partito Democratico se non saltano fuori i nomi. Guardate, è gravissimo, perché vedete, mentre su Marini, allora vi racconto la scena, noi ci siamo riuniti al Capranic, eravamo quasi tutti, 490, c'era anche Vendola con i 45 parlamentari di Sai. Sulla questione Marini, immediatamente sono usciti moltissimi interventi, preghiere di sospensione numerosissime, a dire Bersani non procedere, stiamo sbagliando, aspetta, fermati, facciamo un altro voto, ci asteniamo, non succede niente, no? È un'altra mezza giornata, aspettiamo, non facciamo... Bene, ci sono state, allora la questione è stata questa, plasticamente, Vendola è uscito sbattendo la porta dicendo che questo non era l'accordo e che lui non ci stava su Marini, e 45 sono usciti. Degli altri presenti, c'è stato un dibattito, molti hanno cominciato a dire no, assolutamente no, non possiamo, non abbiamo neanche spiegato, non ci siamo spiegati tra di noi, questa questione è delicatissima, eccetera. A un certo punto si è voluto andare al voto chiedendo, perché abbiamo voluto chiedere anche questo, chi era d'accordo che si votasse in quella situazione, in quel frangente, no? Ci sono stati 123 voti contro e 160 a favore, ma nel frattempo 120 persone più 45 di Vendola sono uscite, cioè noi eravamo più di 400, ci siamo ritrovati in 200 e fatti i conti, insomma, 70-80, il che vuol dire che c'è stata una evidentissima fuga di persone che non se la sentivano di votare, che erano evidentemente contrariate, che non volevano votare in faccia al segretario, no. Chi è rimasto sono stati i coraggiosi, quelli come me che hanno votato astenuto o negativo. Tutti gli altri, 160, hanno alzato la mano perché davanti al segretario ti rompe e dirgli no. Ma sono stati 160 su 495. Non aveva la maggioranza. Quando noi gliel'abbiamo fatto notare, lui ha detto il senso di responsabilità domani lo voglio vedere in aula, e lì ha sbagliato, perché il senso di responsabilità ha fatto voto contrario, esplicitamente, si sapeva benissimo chi votava contro e chi a favore, non ci sono stati neanche i 160 voti a favore probabilmente, perché la gente era veramente sconvolta. Quando si è deciso, senza discutere un'altra volta, di andare su Prodi, si è fatta un'altra assemblea, sempre al Capranica, la sera del voto di Marini, e a un certo punto c'è stata una presa di posizione di Zanda, del mio capogruppo, il quale ha detto, vabbè, adesso, dopo tutto questo disastro che avete combinato, no, dando colpa a quelli che non avevano votato, evidentemente, è evidente che tutto quello che si è, come dire, pensato di poter fare con le larghe coalizioni, come chiedeva Napolitano, non si può, e quindi a questo punto ci assumeremo le nostre responsabilità, faremo un voto su una figura che sicuramente è dirompente, ma che può portare a casa un voto di maggioranza, perché dalla votazione del giorno dopo avevamo a sufficienza di 504 voti. Teoricamente 495 era quella della nostra coalizione, a noi bastavano persino qualche voto di Scelta Civica che sarebbe arrivato sicuramente. Se in più qualcuno del Movimento 5 Stelle avesse votato, visto che Prodi rientrava nella lista dei graditi, poteva essere un primo
avvio, diciamo, a una soluzione di governo diversa. Totale, quello che si è verificato è che a quella sera c'è stato un voto palese, richiesto da tutti, con ovazione, alzata in piedi, battuta di mani, eccetera, e nessuno, dico nessuno, ha fatto una obiezione, ha dichiarato la sua contrarietà, ha espresso un giudizio men che positivo, non si è alzato in piedi, non ha battuto le mani. Quindi nessuno di noi pensava a una debacle di questo genere. Potevamo pensare che qualcuno, probabilmente per ragioni personali o di storia politica, ma i 10, 8, 12, 15, insomma, in questo senso. Quello che è avvenuto è stato tragico, perché sono mancati 100 voti, insomma, 101 voti, e quella è stata la fine, no? Perché a quel punto non potevamo giocare con la vita degli italiani, no? E continuare a raccontare che qui c'era un gruppo che diceva una cosa e ne faceva un'altra. Quindi si è dimesso Bersani, quindi si è andati a notte di quella stessa sera, sono andati al Colle e hanno chiesto al povero Napoli di continuare la sua attività. Chiaramente lui non era particolarmente gioioso, ma insomma ha posto delle condizioni, le condizioni erano quelle che ci fossero le larghe intese, per il bene del paese è quello su cui tutti facciamo riferimento. È chiaro che qui parliamo con qualcuno che è abituato a barare, insomma, e quindi io la difficoltà che ho, comunque vi dico, è una battaglia quotidiana, perché il gruppo dei ribelli di cui faccio parte, ormai sono stati definiti così, è quello che per fortuna, rimettendoci nel proprio, ma insomma ha costretto in qualche modo Letta a non mettere le prime file. Sarebbe stato pazzesco e per noi indicibile che avessimo un governo rappresentato da Gelmini, magari come ministro della scuola, piuttosto che Brunetta della pubblica amministrazione, Schifani, piuttosto che, insomma, quindi voi capite che avremmo avuto anche difficoltà proprio fisica, insomma, a concepire un governo di questo genere. E quindi questa nostra battaglia per eliminare, in discontinuità, insomma, comunque rispetto al passato, una discontinuità, era impensabile che chi aveva portato il paese in queste condizioni fossero gli stessi che guidavano i ministeri, diciamo l'esecutivo, per il prossimo futuro. Questa cosa, ripeto, come tutte le cose in politica, costano, ma si paga un prezzo volentieri, abbiamo fatto, continueremo a farlo. A quel punto, come dire, quantomeno c'è stata questa rappresentazione di un governo, diciamo, di figure in qualche modo preventive, diciamo, potenzialmente innovative e non divisive, come chiedeva anche Napolitano. E adesso con i sottosegretariati ci hanno dato un po' dentro, diciamo, abbiamo avuto qualche seconda fila, perché sono tutte seconda file, ma insomma, discutibile nelle competenze, nelle qualità. Però vi dico, io ho una speranza, ce l'ho. Adesso voglio chiudere con una positività, ma non perché sono ottimista, e se non lo fossi non avrei fatto questa vita e questo lavoro, questo ruolo. Però vi dico, c'è una positività. Noi abbiamo un governo di un certo genere, ma abbiamo un Parlamento. È un Parlamento, secondo me, buono, molto capace. Ed è un Parlamento dove ci sono tantissime figure femminili, non solo nel PD, e ci sono delle buone competenze e c'è soprattutto voglia di lavorare, per cui io credo che nelle commissioni si possa fare un grande lavoro. Ho questa speranza, perché alla fine, vedete, a parte i decreti legge, l'esecutivo tutto il resto lo deve passare in Parlamento, e in Parlamento, io lo sto ripetendo dal 25 di febbraio, una maggioranza c'è, non è quella del governo, è un'altra maggioranza. Purtroppo un pezzo di quella maggioranza si è rifiutato di governare con noi. Però una maggioranza ideale su tante questioni, le più importanti, non su tutte, c'è. Su altre questioni, come lo Ius Soli, che è questione di oggi, l'Europa, che voi sapete, c'è tutto il Movimento 5 Stelle molto critico, eccetera, che in realtà c'è una maggioranza trasversale. In quei casi, per esempio, si può lavorare bene a prescindere dalle appartenenze politiche, perché ci sono delle sensibilità diverse, no? Nei diritti civili, in tutte queste questioni.
Quindi io credo che se riusciamo a durare e se non ci saranno troppi colpi di coda, troppe questioni di necessità di comunicazione, chiamiamole così, del Berlusca, e comunque fino adesso le abbiamo stoppate quasi tutte, insomma c'è purtroppo questa questione dell'IMU, ma anche qui insomma ci verrà in aiuto la difficoltà economica e quindi riusciremo, io credo, a rimodularlo sto benedetto IMU, insomma, perché non è logico che chi ha un castello e un milione di euro di reddito non paghi la prima casa, non c'entra niente, voglio dire, no, se io vivo in un castello e un milione di euro di reddito voglio pagarla la prima casa, io tra l'altro voglio pagarla la prima casa, ho una casa a schiera, 190 euro di IMU, ma voglio pagarla, perché se non la pago io non ho capito perché non dovrei pagarla, insomma, nel senso che se posso permettermelo do una mano a questo paese, no? Anche attraverso la prima casa. Quindi ecco, il meccanismo, diciamo, andrà istruito, non è facile, è una battaglia quotidiana, non sarà niente di semplice. Ci sono purtroppo dei potentati economici al governo, diciamocelo chiaramente, attraverso le figure che sono state indicate, quindi non sarà esattamente il governo di cambiamento importante che volevamo. A me basterebbe, io mi sono posta questo obiettivo per parlare sempre con, come dire, con la mentalità che c'è usuale, che sarebbe importante avere in 18 mesi un, diciamo, riempiti alcune caselle indispensabili, no? Quindi relativamente ai diritti civili, messa in moto, diciamo, delle questioni relative, naturalmente la legge elettorale prima di tutto, le questioni relative al cuneo fiscale, quindi le questioni aziendali per far poi ripartire le imprese e il lavoro. Temo che non avremo un grande settore dello sviluppo economico per la green economy, perché non hanno messo nessuno che sia in grado di muovere, però ripeto, anche lì le commissioni hanno le figure giuste per lavorare, quindi secondo me un certo lavoro può nascere anche dal legislativo. Se ci mettiamo in testa, tra l'altro, di riuscire a fare tutto entro 60 giorni, quindi di essere piuttosto veloci nella produzione legislativa, secondo me ce la facciamo a fare un buon lavoro. In 18 mesi, ecco, l'obiettivo è di riuscire a fare le cose essenziali per tirare fuori dall'emergenza il Paese. Sarebbe importante questo, perché questo credo ci permetterebbe anche come Partito Democratico, se ne abbiamo la forza, di andare a elezioni e di riconquistare la sfiducia che in questo momento obiettivamente aleggia, ma dipende da noi ancora una volta, io ce la metterò tutta e molti di quelli che conosco lo faranno, insomma, dopodiché gli errori fatti, ma anche una situazione obiettivamente contingente che si è venuta a creare, è importante che si sappia, sapete, perché non è tutta colpa del PD, insomma, non lo è affatto, ecco. E noi siamo sempre abituati ad essere molto severi con noi stessi. Io che l'ho vissuto, ripeto, in prima persona come pontiere, come collegamento con Rodotà, eccetera, eccetera, posso dirvi che purtroppo lì gli errori sono stati molteplici e spesso frutto di ambizione, frutto di scarso senso del paese, dello Stato, del dovere che hai quando svolgi un ruolo di questo genere. Quindi di fronte alla preclusione e alla chiusura proprio di qualsiasi ascolto, onestamente era difficile fare anche molto molto meglio, quindi alla fine diciamo che speriamo semplicemente che non si tratti di una partita truccata, perché se è una partita truccata dovremo andare al voto prima, mi spiace, ma dovremo fare. Grazie molto. Perché sono alle 8 quasi, abbiamo chiesto a Laura di farci un tour de force oggi, tra poco c'è l'altra iniziativa news, vi invitiamo alla bicchierata che è stata preparata e niente, a più tardi.